Con Gesù siamo sempre vincitori, giubiliamo nel suo Alleluia. Giovanni capitolo 6, passo conosciutissimo, dal verso 1 al verso 15. Giovanni, Vangelo di Giovanni, capitolo 6, dal verso 1 al verso 15. Il Signore benedica la sua parola. Dopo queste cose Gesù se ne andò all'altra riva del mare di Galilea, cioè il mare di Tiberiade. Una grande folla lo seguiva perché rivedeva i miracoli che egli faceva sugli infermi. Ma Gesù salì sul monte e là si pose a sedere con i suoi discepoli. Ora la Pasqua, la festa dei Giudei, era vicina. Gesù dunque, alzati gli occhi e vedendo una grande folla veniva verso di lui, disse a Filippo: «Dove compreremo del pane perché questa gente abbia da mangiare?» Diceva così per metterlo alla prova, perché sapeva bene quello che stava per fare. Filippo gli rispose: 200 denari di pani non bastano, perché ciascuno riceve un pezzetto. Uno dei suoi discepoli, Andrea, fratello di Simon Pietro, gli disse: c'è qui un ragazzo che ha 5 pani d'orzo e 2 pesci. Ma che cosa sono con tanta gente? Gesù disse: fateli sedere. C'era molta erba in quel luogo, la gente dunque si sedette, ed erano circa 5.000 uomini. Gesù quindi prese il pane e, dopo aver reso grazie, li distribuì alla gente seduta. Lo stesso fece dei pesci, quanti ne vollero. Quando furono saziati, disse ai suoi discepoli: raccogliete i pezzi avanzati perché niente si perda. Essi quindi li raccolsero e riempirono 12 ceste di pezzi che di 5 pani d'orzo erano avanzati e quelli che avevano mangiati. La gente dunque, avendo visto il miracolo che Gesù aveva fatto, disse: questo è certo il profeta che deve venire nel mondo. Gesù quindi, sapendo che stavano per venire a rapirlo per farlo re, si ritirò di nuovo sul monte tutto solo. Accomodatevi fin qui la parola del Signore. Una gran folla lo seguiva perché vedeva i miracoli che egli faceva sugli infermi. Sentito dire spesso: ah, se il Signore fosse qui, se io vedessi i miracoli del Signore, sicuramente io lo seguirei. Eppure dall'epoca, quando davanti ai farisei, ai sadducei, che lo sentivano, quanti miracoli aveva fatto? Fino a questo momento ne aveva fatti tanti. Se noi giriamo le pagine precedenti, possiamo andare indietro, come guarisce il figlio dell'ufficiale, possiamo ancora più indietro, possiamo andare a vedere come fa camminare il paralitico, la Batti e Betesda. Fratelli, io ho fatto una soluzione, ho compreso qualcosa di importante, che tante volte i miracoli non servono per chi non è un figlio di Dio, ma servono per noi, per farci crescere nella fede. 3-4 anni fa mia moglie, io ero al lavoro, e in quel momento mi chiama, dice, era stato a fare una visita dall'otorino, aveva un problema all'orecchio, ma da quel problema all'orecchio si scopre che ha un tumore al naso. E quando mi è arrivata la chiamata mi sono stato malissimo, non sapevo, vi posso assicurare che mi è sprofondato tutto addosso, ho cominciato a piangere, fino a quando mi sono fermato e ho cominciato a pregare il Signore, lì la pace è scesa su di me. Abbiamo fatto i nostri accertamenti, bisognava fare d'urgenza l'operazione perché questo polipo nasale era ormai arrivato e ha preso tutta la faccia, quindi bisognava fare un'operazione che avrebbe sicuramente sfigurato la faccia di mia moglie. Quindi eravamo proprio disperati. In quel momento nasceva anche Cercola col locale, c'erano difficoltà e dicevamo: com'è possibile? Però la pace del Signore era nel nostro cuore. Una sera, durante un culto,
proprio mentre si pregava, il pastore all'epoca era Raimondo Mennella, venne e cominciò a pregare, chiese di pregare per Lia. Quando lei uscì, pregammo per lei, siamo andati a casa. Io non ho saputo niente per molto tempo, ma mia moglie vomitò quel tumore una sera. Noi siamo andati avanti con questa, chiedevamo fare l'operazione, ma più passava il tempo e più questa operazione non arrivava. Sono passati circa 3 mesi, fino a quando ci hanno chiamato. Siamo andati, abbiamo portato tutti gli accertamenti, eravamo pronti, sapendo che tutto era alla mano di Dio. E poi a un certo punto siamo entrati nella sala insieme al professore, al primario, e il primario ci ha detto: vorrei vedere un'altra volta che cosa bisogna fare gli accertamenti. Lei si è messa sulla sedia, ha messo la sonda nel naso, e più saliva questa sonda e più non vedevo più niente, e il mio cuore gioiva perché il tumore non c'era. Però vedevo la faccia dei medici, la marcia che mi guardavano dicendo: che cura ha fatto? Ho detto: nessuna cura abbiamo fatto, come siamo visti 3 mesi fa, così siamo rimasti. Non è possibile, non è vero, voi avete fatto una cura, ci hanno preso, guardi, c'è l'attacco, era l'esempio fondamentale, è l'evidenza dei fatti, era l'attacco fatta dove esisteva quel polipo, dove c'era quel tumore. Siamo usciti fuori, loro sono entrati, si sono consultati e alla fine sono riusciti, e veramente il tumore non c'era più. E loro si sono meravigliati, però non hanno creduto. A un certo punto dice: com'è possibile? E noi, come insieme a moglie, abbiamo avuto l'opportunità di testimoniare che Dio è grande, che Dio opera, che Dio in quel momento, che il Signore sapeva perfetto quello che stava per fare. Fratelli, i miracoli non servono per noi, per quanti sono gli altri che ci guardano. Farisei, Sadducei avevano visto i miracoli, non è successo niente perché guardavano Gesù ma non lo stimavano. Ma noi figli di Dio sappiamo che Dio opera, gloria al Signore. Quando Dio opera, noi possiamo dare gloria al Signore, perché Dio è fedele. Gloria a Gesù. E Gesù si trovava in una situazione così, si trovava in una situazione del genere. Una gran folla lo seguiva, una gran folla andava a fare per vedere gli infermi, e Gesù si accorse che c'era tanta gente che cominciò a parlare, cominciò a evangelizzare, a predicare, perché il suo scopo principale era quello di annunciare il regno dei cieli. Gloria a Gesù. No, anche se c'era in quel momento una cattiva notizia, Giovanni Battista era morto, gli erano dato la notizia, ma il Signore non si fermava davanti a quella situazione. Lui aveva un unico desiderio, quello di salvare anime, e anche stasera Gesù ha lo stesso desiderio, quello di salvare anime. Gloria al Signore. Se noi abbiamo un cuore aperto, Dio sa perfettamente quello che sta per fare stamattina. Alleluia, gloria al nome di Gesù. C'era tanta gente che doveva essere sfamata, 5.000 persone. E Gesù a un certo punto si rivolge a Filippo e gli dice: oh Filippo, dice, guarda, gli rispose, diceva: Filippo, dove compreremo del pane perché questa gente abbia da mangiare? Diceva così per metterlo alla prova. Oh, dice, perché sapeva bene quello che stava per fare. Signore conosce perfettamente il tuo problema, conosce il mio problema, le tue proprietà, conosce già quello che stai mangiando, e ti posso assicurare che il Signore ha già la tua soluzione per me e per te. Però il Signore ci prova. E Filippo dice: Filippo, guarda, gli spose, 200 denari di pane non bastano perché ciascuno gli diceva un pezzetto. Avrebbe potuto parlare diversamente Filippo. Filippo invece si trova a essere scettico. Dice: ma sì, io ho 200 denari, 5.000 persone. Cioè, lui guarda al problema, comincia a fare i conti col denaro per risolverlo, però c'è la cosa più importante, che chi aveva la soluzione stava a fianco a lui e purtroppo non glielo chiede. Allora va avanti e dice ancora: uno dei discepoli, Andrea, fratello di Simone e Pietro, disse: qui c'è un ragazzo che ha 5 pani d'orzo, 2 pesci, ma che sono per tanta gente? Filippo è scettico, Andrea addirittura dubita. E vi posso dire ancora di più, che prima ancora, in un altro passo, dice che gli stessi discepoli erano sfiduciati, erano molto negativi. Disse a un certo punto: il luogo è deserto e l'ora è già passata, lascia dunque andare la folla nei villaggi a comprarsi da mangiare.
Questa è la realtà? Questi erano i discepoli, erano quelli che erano stati con Gesù. Attenzione, Filippo, poco prima, insieme agli altri discepoli, era andato, aveva avuto il potere da Gesù di salvare, di guarire, gloria al Signore. Quindi sapeva perfettamente di quello che stava parlando, eppure davanti a quel problema lui non riesce ad avere una soluzione, quando la soluzione ce l'aveva Gesù, sapeva bene quello che stava per fare. Tante volte siamo così. Anche noi siamo così. Nessuno di loro prega, non c'è nessuno che ha pregato, non c'è nessuno, non credono, non cercano, non cercano nemmeno una soluzione, diciamoci la verità. Quando ci arriva un problema, siamo come questi discepoli, cominciamo noi con le nostre difficoltà, con i nostri problemi a trovare la soluzione, non preghiamo, non cerchiamo, non crediamo, gloria al Signore, ma davanti anche alla nostra infedeltà Gesù rimane fedele. Alleluia. Esempi della parola del Signore? Ce ne sono tanti. Andiamo nell'Antico Testamento e andiamo a un momento dove il popolo vide del Signore, vide qualcosa di meraviglioso, viene liberato dalla oppressione degli egiziani, ha visto opere meravigliose, ha visto qualcosa di grande, ha visto la mano potente del Signore piegare il faraone, liberarsi dopo 430 anni di prigionia. Potevano esultare, glorificare, uscirono contenti. Poi arrivarono al Mar Rosso e davanti a quella situazione si trovarono davanti un ostacolo senza soluzione e cominciarono a mormorare, cominciarono a dubitare. Oh, quando il faraone si avvicinò, i figli di Israele alzarono gli occhi ed ecco gli egiziani marciavano alle loro spalle. Allora i figli di Israele ebbero una gran paura, gridarono, ma non gridarono perché pregarono al Signore, no, cominciarono a gridare al Signore perché mancavano forse tombe in Egitto per portarci a morire nel deserto. Dubitarono, ma come, da tanto potere, potenza del Signore, davanti a quella situazione, nemmeno una volta pregarono, gridarono. E invece, ma potevi vedere che il Signore, dopo che averli liberati per 430 anni, li portava a morire nel deserto. Ma il mio Dio, il tuo Dio, è un Dio potente, poteva lasciarli così. E in quel momento disse a Mosè, stendi la tua mano sul mare, e il Signore fece ritirare dal mare un forte vento orientale durato tutta la notte e lo ridusse in terra asciutta e le acque si divisero. Gesù ha sempre la soluzione al problema. Alleluia, gloria al nome del Signore. Sì, non è che lo troviamo sprovveduto o perché capita qualche cosa, noi veniamo presi di, come me, preso un momento dal problema di mia moglie e veniamo scossi, ma noi siamo figli di Dio, noi siamo figli dello Dio onnipotente, gloria a Gesù, il cui braccio non si è accorciato e che a Lui nulla è impossibile, ci crediamo? Amen. Siamo convinti che il Signore può ogni cosa. Gloria a Dio. Eppure questi uomini, questo popolo, 3 giorni si trovò a passare dall'altra parte cantando. Ah, dice, cantò un canto trionfale di Israele. Gloria a Dio, perché avevano visto cavalli e cavalieri, gli egiziani travolti dalle acque del Mar Rosso. Eppure quando si trovarono 3 giorni dopo nel deserto, camminarono e non trovarono acqua. Ora, davanti a quella situazione, avrebbero dovuto immediatamente pregare il Signore aveva trovato una soluzione, invece un'altra volta continuarono a mormorare, gloria a Dio, si trovarono ancora a trovare contro Mosè, che berremo? Egli gridò al Signore, il Signore mostrò un legno, Mosè si pose e comincia a pregare, e io mi chiedo, ma quel legno da quanto tempo stava là? Ma io mi chiedo, ma è possibile che il Signore non sapeva che quel popolo doveva passare per quel luogo dove non c'era acqua? Prendi quel legno e buttalo nell'acqua e l'acqua diventerà dolce. Dio ha sempre una soluzione al mio e al tuo problema. Quel legno
e sarebbe un'altra predica, rappresenta anche il legno della croce dove Gesù Cristo è stato posto, perché quel legno ha reso il nostro peccato amaro dolce. Alleluia, gloria a Dio. Dio ha sempre una soluzione. Dio sapeva perfettamente che sarebbe arrivato al Mar Rosso, Dio sapeva che avrebbe risolto il problema con il vento, Dio sapeva che le acque di mare erano amare e che Gesù in qualche modo avrebbe trovato la soluzione al problema. Quanti problemi ci sono oggi, quanti problemi al lavoro, in famiglia, una malattia, pensieri per tuo figlio inconvertito e forte, sta chiedendo: Signore, ma quando mi farai, quando riuscirai a convertire mio figlio, mia moglie, mio marito? Signore, gloria a Dio, quante notti insonni stai attraversando, e io ti posso assicurare che Gesù ha la soluzione per me e per te. Alleluia, siamo tutti alla ricerca. Ah, Dio, no, forse non trovi la soluzione, forse siamo tutti alla ricerca di una soluzione, tutti provati dalla paura. Non c'è nessun problema, non c'è nessun problema, non c'è nessun problema che Gesù non possa risolvere. Alleluia. Gesù aveva la soluzione anche per il mio e per il tuo peccato, gloria a Gesù. Gesù, quando l'uomo ha peccato, quando Adamo ha peccato, mica l'abbiamo trovato sprovveduto, gloria a Dio. Nel stesso momento lui aveva già la soluzione al problema, già sapeva perfettamente come risolverlo. Quando disse e si pose ad Adamo, disse: dove sei? Gloria a Dio, quel dove sei non è un modo per giudicare. Quando il Signore ci viene a cercare è perché vuole pulire il tuo cuore, perché ti vuole salvare. Quel dove sei era per far dire ad Adamo: perché stai in quella situazione? Alleluia. A un certo punto Dio disse: io però in inimicizia fra te e la donna e fra la tua progenie e la progenie di lei, questa progenie ti schiaccerà il capo e tu le ferirai il calcagno. Gloria a Dio, la progenie è Cristo Gesù, è la soluzione al peccato. Dio già l'aveva, questa soluzione si chiama Cristo Gesù nostro Signore. A gloria al Dio, dice l'apostolo Paolo, in Colossesi: voi che eravate morti nei peccati e nella incirconcisione della vostra carne, voi, dico, Dio ha vivificato con lui, perdonandoci tutti i nostri peccati. Egli ha cancellato il documento a noi ostile, i cui comandamenti ci condannavano, l'ha tolto di mezzo inchiodandolo sulla croce, ha spogliato i principati, le potenze, ne ha fatto un pubblico spettacolo, trionfando sui loro per mezzo della croce. Gloria al Signore. Signore aveva la soluzione, Gesù ha fatto tutto lui. Noi siamo solo degli attori passivi, ma l'attore principale è il Signore, è lui che ci ha vivificati, è lui che ci ha perdonati, è lui che ha cancellato quel documento. Dia grazie al Signore per l'opera meravigliosa di salvezza che ha fatto nei nostri cuori. Qual è il problema? Qual è il tuo vizio? Qual è la tua difficoltà? Qual è il tuo peccato che stasera Gesù non può cancellare, perché il Signore ha già vinto su quella croce. Oh, gloria a Dio, il Signore ha già vinto. Oh morte, dov'è il tuo dardo? Oh morte, dov'è la tua vittoria? Quella vittoria, quel peccato, la morte del peccato, Gesù l'ha sconfitta sulla croce. Gloria a Gesù, alleluia. Gesù quel momento aveva la soluzione. Dio ha sempre una soluzione, proprio come aveva in questa occasione, come aveva per questi 5.000 per uomini. Si trovava in situazione, a un certo punto vediamo che Gesù, quello che non fanno i discepoli, quello che non facciamo noi, lo fa il Signore. Gesù quindi prese i pani e, dopo aver reso grazie, li distribuì alla gente seduta. Lo stesso fece dei pesci, quanti ne vollero. Quando io e te non preghiamo, Gesù prega per noi. Quando noi non lo cerchiamo, Signore ci viene a cercare. Quando noi non dimostriamo la nostra fede, Dio rimane fedele. Alleluia, gloria a Gesù. Forse c'è un problema di una malattia, Signore, ha anche il problema per risolvere la tua malattia. Gloria a Gesù, alleluia.
quando quell'uomo si trovò davanti alla situazione così difficile come aveva di quell'uomo, di quel figlio che era indemoniato. L'uomo si presentò, voi pensate la situazione difficile, tutte le volte si gettava nel fuoco, nell'acqua, e tutte le volte questo papà era costretto continuamente a intervenire per cercargli di salvargli la vita, era disperato, non c'era soluzione, fino a quando si presenta Gesù. Signore, se tu puoi, aiutaci, tutto è possibile a chi crede. E quell'uomo fece la cosa giusta. Signore, vieni incontro alla nostra incredulità, e lo puoi dire anche stasera, lo puoi dire anche questa sera, puoi andare incontro alle soluzioni dicendo: Signore, io lo so, non ho nessuna soluzione, però io credo nella tua mano meravigliosa, io credo nella tua parola. Signore, io credo che tu puoi ogni cosa, come è successo per la mia vita, lo può fare anche nelle nostre vite, tranquillamente, perché così diceva, perché sapeva bene quello che stava per fare. Qualunque problema tu hai, forse non hai avuto la soluzione portala a Gesù, perché il Signore sa perfettamente quello che sta provando. Amen. Vogliamo chinare il capo? Adoriamo il Signore. Alleluia. I discepoli non pregano e Gesù prega. I discepoli non cercano Dio, Gesù cerca Dio. I discepoli furono infedeli e invece Gesù esercitò la sua fede e ringraziò il Signore. Gesù quindi prese i pani e, dopo aver reso grazie, li distribuì alla gente seduta. Lo stesso fece ai pesci, quanti ne vollero. Signore, è qui stamattina. E forse sei arrivato scoraggiato, e forse la tua soluzione non l'hai trovata, il tuo problema. Forse ti sei trovato e Dio ti ha portato in questa prova, perché tu possa andare a Lui e, come quel papà, potergli dire: Signore, vieni in aiuto alla mia incredulità. Gesù ha la soluzione al mio e al tuo problema. Amen. Chiniamo il capo. Adoriamo.